il tempo speso per la gloria di Dio e per la salute dell'anima non è mai malamente speso. Cari fratelli e care sorelle di Padre Pio TV, il Signore vi dia pace. Abbiamo tutti davanti agli occhi il tempo che viviamo, un tempo non tanto, come dire, cronologico, mattino e sera, che comunque vediamo impegnato, impiegato bene, a volte anche ci sfugge questo tempo. Ma come cristiani, come coloro che camminano nella volontà di Dio, abbiamo davanti un tempo che è la grazia. Dio ci dà tanto tempo da vivere perché possiamo davvero impiegarlo per questi due motivi che adesso Padre Pio ci indicherà, che noi vogliamo scoprire attraverso questa frase con cui lui ci augura una buona giornata proprio per il cammino di questo giorno e per tutta la vita. Così dice Padre Pio: il tempo speso per la gloria di Dio e per la salute dell'anima non è mai malamente speso. Il tempo di Dio speso per la salute dell'anima e per la gloria di Dio. Cosa vuol dire questo? Che tutto quello che noi compiamo nel tempo cronologico, cioè nell'arco delle 24 ore, deve essere vissuto totalmente in una coscienza illuminata di quello che noi stiamo compiendo. Pensate che Gesù nel Vangelo dice di pregare incessantemente senza stancarvi mai. Cosa vuol dire questa parola? Come si può pregare incessantemente senza stancarsi? Credo che l'indicazione sia abbastanza semplice, cioè la nostra giornata, dal mattino alla sera, dalla sera alla mattina, deve essere scandita in alcuni momenti determinati dalla preghiera. Per esempio, l'anima all'inizio del giorno loda il Creatore, lo ringrazia per il nuovo giorno che inizia, per quello che ha e può mettere a disposizione. A metà giornata si ferma un attimo per ringraziare, o prima del cibo, o per l'Angelus, per il Regina Cieli in tempo di Pasqua, e poi alla sera ringrazia per quello che ha vissuto durante il giorno e inizia la notte, quindi appunto non con un'immagine solo televisiva, ma soprattutto con un rapporto con il Signore. Questo è il tempo speso per la gloria di Dio, speso nella relazione di Dio. Tutto il resto che passa da una preghiera all'altra è il tempo della grazia, è il tempo dell'anima, dove la persona, il credente, spende il proprio tempo nel costruire il bene. E questo avviene ogni giorno, questo significa pregate incessantemente. La preghiera orante con il quale ci mettiamo in rapporto con Dio diventa la preghiera vissuta dentro il quale ci mettiamo in rapporto con gli altri. Allora è incessante questo e anche la notte la nostra vita continua nella preghiera. Perché come le cellule vivono di notte, il cuore batte, il sangue circola, anche la grazia di Dio dentro di noi, mentre riposiamo, anche se non siamo coscienti di questo, continua a lavorare. Soprattutto immaginiamo se andiamo a letto dopo aver pregato un salmo, la compieta, oppure una semplice frase di Gesù: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quindi questa parola di Dio circola nella nostra vita e diventa un tempo di grazia. Questo tempo non è mai un tempo perso, anche se soltanto se volessimo comprendere che abbiamo durante la settimana 168 ore di grazia da vivere e dedicarne un po' al Signore e tutto il resto ai fratelli, questo ci fa crescere in questo immenso amore. Ecco, questa è la vita di Padre Pio, che alternava momenti forti di preghiera con momenti forti, altrettanto forti, di servizio alle anime. Come si può camminare in questa preghiera incessante? Ecco, Padre Pio ci dice anche questo, che per la salute dell'anima, lui aveva
davvero questa grande percezione, perché era il primo che faceva questo, occorre una guida spirituale, un accompagnatore, uno che cammina accanto a noi, nella sua paternità, che ci può aiutare a leggere meglio la nostra vita spirituale. Padre Agostino, Padre Benedetto erano le guide spirituali del tempo e dell'anima di Padre Pio da Pietrelcina. E lui stesso poi è diventato padre spirituale di una moltitudine infinita di figli spirituali. Questo non significa che il padre debba fare qualcosa al posto del figlio, ma lo affianca nella preghiera, gli indica il percorso, lo corregge negli errori e soprattutto gli dà lo stimolo per migliorarsi. Questa è la grazia di Dio. Come sappiamo, Gesù era il maestro dei discepoli e ha chiesto ai discepoli di continuare, dopo gli apostoli, il grande messaggio della paternità di Dio, l'amore vicendevole tra i fratelli. Oggi vogliamo anche ricordare in questo giorno, 18 settembre, una altrettanto grande figura di questa terra di Puglia, San Giuseppe da Copertino, frate minore conventuale. Un uomo talmente legato al Signore, talmente innamorato di Dio, da sentire la propria anima elevarsi, alzarsi continuamente. Anche in coloro che non gli stavano accanto vedevano questa sua elevazione spirituale. Vedete che bello quando le persone si innamorano del Signore e l'anima stessa che sale verso il cielo. Dopo aver visto che Dio si è incarnato con noi, queste anime come Padre Pio, come San Giuseppe da Copertino, si elevano al cielo. E vogliamo ringraziare allora la santità di questi nostri confratelli per quello che ci hanno insegnato. Nessuno può camminare da solo nella Chiesa, ma tutti siamo legati da un vicendevole amore, da un vicendevole strumento che è la parola di Dio, ma soprattutto anche di un camminare insieme, perché chi cammina insieme appartiene al gregge e sente il pastore che guida tutti. Pace e bene a tutti.